Piero fa l'architetto. Piero è l'architetto più bravo del mondo. A Piero viene commissionato un lavoro: realizzare il progetto per uno spazio che possa ospitare eventi, manifestazioni, concerti, un grande spazio, il progetto più ambizioso mai provato a realizzare. Piero realizza il suo progetto e poi lo consegna agli investitori e ai costruttori che dovranno realizzarlo. Apre il cantiere e in brevissimo tempo, in pochissimo tempo, il centro progettato da Piero viene costruito, viene realizzato. È bellissimo, imponente, mancano soltanto le persone. E allora gli investitori e i costruttori tornano da Piero e gli dicono: senti, adesso devi aiutarci a portare gente, devi aiutarci a trovare persone che vogliano investire in questo centro. Quindi Piero, che è il migliore architetto del mondo, impugnando la sua valigetta da architetto, inizia ad andare di casa in casa e comincia a chiedere: lei vuole investire in questo centro? Vuole realizzare qui? Vuole organizzare qui il suo concerto, il suo evento, la sua manifestazione? Così Piero, che è il miglior architetto del mondo, comincia a fare il venditore porta a porta. Questa storia è un po' strana, vero? In effetti è molto strana. Ora ve la rendo ancora più strana. Piero non fa l'architetto, Piero è uno scrittore e non ci sono investitori o costruttori, c'è solo l'editore. Rivedete, provate a rivedere nella vostra testa tutta questa storia. Piero è uno scrittore, c'è l'editore. Piero scrive il suo romanzo, consegna un buon manoscritto all'editore. L'editore realizza un libro e poi chiede a Piero di aiutarlo a vendere. Questo è quello che accade oggi con le piccole medie case editrici. Ormai è diventata consuetudine che l'autore si presti a vendere, a sponsorizzare, a fare marketing per il proprio libro. Secondo voi questo è giusto? Non parlo di giustizia in senso morale, ma di giustizia in senso di praticità. Secondo voi un autore, uno scrittore è in grado di vendere il proprio libro? Vi invito a riflettere su questo punto. Un libro, quando è pronto per essere immesso sul mercato, diventa un prodotto al pari di una scopa elettrica, di un chilo di mele, di un dentifricio, è un prodotto. Chi ci assicura che l'autore sia esattamente la persona che ci serve per promuovere quel prodotto al meglio? Esistono dei professionisti che fanno questo, persone che hanno studiato, che hanno una certa inclinazione per questo tipo di cose, per la vendita, per la promozione. Un autore non è detto che sappia farlo. È che oggi si dà per scontato che, visto che si ha un account su Instagram, su Facebook, su YouTube e si ha anche un minimo di seguito, beh, oggi molte case editrici danno per scontato che sia giusto chiedere all'autore di partecipare alla promozione e alla vendita del libro, perché in fondo il libro è tuo, lo hai scritto tu, è giusto che sia così, ti dicono. Ma siamo davvero sicuri che questa sia la strada migliore? No, perché se io ho un buon prodotto per le mani, l'ultima cosa che vorrei è consegnarlo nelle mani di qualcuno che non sia esperto, di qualcuno che non sia in grado di capire, di conoscere certi meccanismi che regolano il mercato. E allora? Perché voi editori premete così tanto che gli autori facciano, partecipino al marketing, alla promozione del libro? Non sono sempre le persone adatte a far questo, anche perché un buon prodotto, un buonissimo prodotto, se ha dietro una campagna di marketing schifosa, farà un flop, flopperà alla grande, anche se è un buon prodotto. E questo può accadere con una scopa elettrica come per un libro. Forse dovremmo smetterla di chiedere agli autori di partecipare alla promozione del loro libro. Non credo che sia la strategia migliore. Se io ho un buon prodotto e voglio lanciarlo sul mercato, beh, ci tengo assolutamente che a farlo, che dietro, che a curare tutte le strategie di promozione,
ci sia qualcuno con le palle, non qualcuno che sappia scrivere, che sappia inventare storie, no, serve qualcuno che conosca il mercato, le dinamiche che si muovono dietro alle nuove strategie di marketing digitali e non. Un autore scrive il libro, non chiedetegli anche di promuoverlo, farete un pessimo affare, voi editore e lui, davvero pessimo. Pensateci.